Massimiliano Allegri da Livorno conquista la sua quinta Coppa Italia, recordman, è la quindicesima Coppa Italia della Juventus history. Oggi gasato al Manetta. La Juventus meritava questa vittoria della Coppa Italia, nonostante Maresca ci ha messo di tutto per farla pareggiare all'Atalanta, ma ci siamo ricuciti il prossimo anno questa qua sul petto, con una grandissima prova di squadra, con una grandissima prova di singoli, con una grandissima prova di tutti, allenatore, staff, tifosi, tutti, perché oggi ho rivisto la Juve che voglio vedere, ma non gioco destra e sinistra, ma la voglia di vincere, la voglia di lottare su ogni pallone, la voglia di conquistare questo trofeo che ci siamo portati da troppo tempo dietro. Ragazzi, è goduria, perché oggi la Juventus poteva terminare la partita per 2-3-0, siamo stati sfortunati, rigore non dato, appunto torno su Maresca che non ha dato rigore clamoroso su Vlahovic, tra l'altro ci doveva essere la doppia munizione su Ian, quindi espulsione. La gara era chiusa completamente, invece è stato Maresca a portarla fino alla fine per cercare di far pareggiare l'Atalanta, ma così non è stato. Tra l'altro un palo di una traversa di Miretti, un gol annullato per centimetri se non millimetri a Dusan Vlahovic per la doppietta. Però oggi Massimiliano Allegri lascia molto probabilmente la Juventus con un trofeo, si è goduto questa vittoria nonostante negli ultimi minuti è impazzito, giustamente, andando contro Maresca, andando contro Rocchi, lamentandosi dell'arbitraggio, ma finalmente questa vittoria è arrivata, la partita non terminava più, a fischio finale si è goduta questa vittoria insieme a tutti i ragazzi e a tutti i ragazzi appunto che l'hanno omaggiato, addirittura sollevandolo, quindi la squadra non era proprio contro, ragazzi, ci sono stati un sacco di abbracci, poi la squadra è andata verso la curva e Allegri si è seduto sui cartelloni pubblicitari lì e osservava tutta la squadra che andava ad essere ringraziata dalla curva. Però sono strafelice di questa vittoria. E gli obiettivi alla fine sono stati tutti raggiunti. Peccato per la seconda parte di stagione, però secondo me la Juventus ormai si era data per, diciamo, certa la qualificazione Champions League e aveva dato per scontato che il campionato, una volta perso quella partita in casa, pareggiato quella partita contro l'Empoli, insomma, è andato a sfumare, però meriti all'Inter per questa vittoria. Ho spaccato forse, sì, anche la sedia perché l'ho sollevata durante la live. Mi sento di sottolineare la grandissima prova di Dusan Vlahovic e la grandissima prova di tutto il pacchetto difensivo della Juventus, perché Bremer ha fatto un partitone, Danilo ha fatto un partitone, Rabiot ha fatto la partita in crescendo perché il primo tempo non mi è piaciuto, McKennie super giù anche ha fatto una buona partita, tutti, anche Nicolò Siviglia, è stata una partita da vera Juve, si vedeva l'approccio che era stato diverso, si lottava su ogni pallone, si voleva vincere a tutti i costi questa benedetta partita, questa benedetta Coppa Italia. Anche i giocatori che sono subentrati nel secondo tempo, Yıldız, Weah, Milik, ragazzi, ho perso tutto, e compagnia bella che Miretti, hanno fatto una grande partita, mi dispiace anche per Miretti che ha preso quella traversa, un grande tiro, però nel complesso io mi sento di premiare come migliore in campo, faccio davvero fatica, però Dusan Vlahovic la merita tutto, oggi si è preso la Juve. Spero che da qui possa partire un anno nuovo con tante nuove motivazioni, che si
progetti un bel futuro più roseo di quello che abbiamo attraversato in questi ultimi anni, e si deve ripartire appunto da questa vittoria di Coppa Italia. Ora mancano queste ultime due partite di campionato contro Bologna e Monza. Bisognerà capire la società quando avrà intenzione di comunicare se ci sarà la fine del rapporto con Massimiliano Allegri oppure si prolunghi, però sappiamo tutti che le strade porteranno ad una separazione. Però bello concludere alla fine per l'allenatore questi 3 anni con un trofeo vinto. E lui così arriva, ripeto, a 5 Coppa Italia vinte, e nessuno come lui, forse tra pattoni per altre cose, poi ragazzi non ho visto bene, so di Allegri e quindi lo sto dicendo, però ragazzi, ho perso un po' la voce perché Maresca mi ha fatto veramente incazzare. Vi chiedo di lasciare like a questo video, di iscrivervi al canale, scusate se non sono al 100% limpido, però sono un po' senza parole, cioè a caldo ancora devo... È vero che è una Coppa Italia, però in base agli anni che abbiamo vissuto sono veramente felice. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like e se vi va abbonatevi.